Quasi perfetta, quasi il gol che è mancato, un po' per sfortuna, un po' per errorarci, io dico Danne Mastroianni, non c'è un problema gol. Quattro partite abbiamo fatto 8 gol, ci sono delle partite in cui la palla non entra, quindi purtroppo non si può recriminare per questo. Io sono, allora, diamo continuità di risultati, muoviamo la classifica. Non abbiamo subito un tiro in porta per tutti i 90 minuti e questo è fondamentale. E quando abbiamo voluto gli ultimi quarto d'ora attaccare, a parte un errore su un passaggio, credo di Lino o no, anche di Seljak su un passaggio orizzontale, abbiamo subito una piccola ripartenza, ma poi inefficace per la parte della Carrarese. Però poi abbiamo tenuto il campo, abbiamo creato, abbiamo corso, abbiamo raddoppiato. Ci siamo anche adattati alla partita agonistica che ha fatto la Carrarese. E quindi quando tu hai questa consapevolezza e questa forza, io vedo sempre per questa partita il bicchiere mezzo pieno, Marcello, perché se riuscivamo a segnare a livello di intensità di partita, credo che sia stata la più bella, cioè proprio di intensità nella partita maschia. E per quello che abbiamo creato i ragazzi meritavano la vittoria. Questo è fuori discussione. Però, ripeto, abbiamo dovuto giocare anche sulle loro palle sporche, tra virgolette, costanti. Però, quando io vi ho detto che Mister Baldini sapeva come affrontare la partita, è perché dovute anche alle loro assenze, non è che noi non l'avevamo, le avevamo anche noi, però sapevo di trovare, quando vi ho detto, la partita più difficile, perché mi aspettavo una partita maschia, una partita dove c'era tanto agonismo e soprattutto siamo stati bravi ogni volta che loro spezzettavano il gioco e il ritmo a riprenderlo. E ragazzi, non posso dire niente. 3 punti persi, 1 punto guadagnato e Bertinati no, però, questa è l'analisi. Sì, però quando noi parliamo di 3 punti persi dobbiamo pure analizzare la partita. E certo, ripeto, per quello che abbiamo creato sì, però comunque muovi. Ci sono delle partite, voi l'anno scorso l'avete vissuto insieme a me. C'erano delle partite che magari tu dominavi e poi rischiavi di prendere gol. Noi non abbiamo mai rischiato. Quindi, e questo è frutto di maturità, e di consapevolezza, di equilibrio che dai in campo. E soprattutto, chi entra, chi gioca. Ieri abbiamo avuto un piccolo infortunio, grande che sia, spero di no, di Iocolano, che può destabilizzare, no? Perché comunque Simone è uno dei giocatori più importanti, più rappresentativi. Invece la squadra, io dormo tranquillo quando vi dico che ho 24 titolari, perché sì, c'è il dispiacere, come mi dispiace per Rota, gli auguro il meglio, una pronta guarigione, perché quando ci sono degli infortuni dispiace umanamente. Però ero consapevole che Simone, al di là del gol sbagliato, però ha fatto una grande partita di sacrificio, ha corso tantissimo, ha determinato. Poi è normale, quando non la butti dentro, recrimini un po' con te stesso, però l'importante è sempre arrivarci. Vabbè, gli ultimi 10 minuti, palle lunghe, ragazzi. Ma te, gli ultimi 10 minuti, perché se c'hai Nando, gli ultimi 10 minuti devi giocare di sponda pure. Cioè, devi provare a velocizzare, arrivare più vicino alla porta, perché loro avevano Agei e Macori, credo di sì, 1,78. Quando io cambio Capogna per Mastroianni è per sfruttare, anche perché Capruf non è un giocatore che ti dà la profondità. Qui togliendo Dudu e Danna ho bisogno più di una boa lì davanti, perché Capruf gli girava intorno. Quindi gli ultimi 10 minuti ho optato per cercare di meno fronzoli e più concretezza, perché volevo sbloccare la partita, perché così non ci siamo riusciti e ci siamo mangiati i gol. Centralmente ci siamo mangiati i gol, quindi pensavo in una giocata che poi stava arrivando sul cross di Giudici per Nando. Quindi ho cercato di dare. E anche perché, ti dico la sincera verità, ci sono certe partite in cui puoi avere anche la sensazione in panchina e dici: cazzo, oggi non, scusate la parolaccia, non riusciamo a sbloccarla, ma vuoi vedere che parte un contropiede e prendo gol? Perché devi mettere anche questo in preventivo. E poi c'è la beffa, quindi io ho scavalcato, cercavo di scavalcare due reparti proprio per accorciare e non prendere ripartenze. Così i difensori erano comunque sotto linea palla. E anche quella è una strategia. Però sì, ho optato per quello proprio perché per portare in aria loro. Perché sai, 2 volte siamo usciti, quindi la stanchezza, infatti ho cambiato Seljak perché aveva perso l'uscita. Prendi una palla, la sbagli, ripartenza e poi siamo qui a parlare di
di dire siamo stati scemi, perché potevamo portarci un punto almeno, capito? Quindi questa era l'esame. Però è vero, ho optato per gli ultimi 10 minuti, per la palla un po' più lunga, per cercare di portare loro dentro l'area. Cosa è successo negli spogliatoi? Credimi, Marcello, ma credimi. Ero con i ragazzi, gli stavo dando il programma fino a Pontedera, sentivo urlare, ma a me quando fischia la partita, una volta l'ho fatto in campo Lucchese-Alessandria, ho diviso tutti, è venuta la procura a farmi complimenti perché era successo un casino e mi hanno dato una giornata di squalifica il lunedì perché forse ho detto una parolaccia in più. O ahimè, ho sbagliato una parola blasfema, però volavano cazzotti da una parte, io ero in mezzo e ho cominciato a dividere. E ho preso una giornata. Da quel momento in poi ho detto, sai che c'è? Finisce la partita, per me è finita, si possono scannare, ma non per niente, perché tanto il quarto uomo, se vede D'Agostino, vede Baldini, o il mio giocatore che divide, ti riconosce subito. Non va a pensare se stai dividendo, comunque stai lì in mezzo. Quindi ho mantenuto i ragazzi dentro lo spogliatoio, non dovevo uscire nessuno perché... Finché buttano fuori il direttore o, ahimè, il presidente, ma l'importante è che i ragazzi, non voglio perdere nessuno per squalifica a fine partita, sarebbe da stupidi. Ecco, volevo chiedere, mercoledì che avversario affrontiamo? Nel senso, che tipo di partita si prevede? Pensa di... Ma secondo me, conoscendo loro, e loro conoscono noi in questo momento, io credo che dobbiamo stare attenti alle ripartenze del Pontedera. Di sicuro non troveremo una squadra a viso aperto. È una squadra abbastanza chiusa che... Abbiamo incontrato l'Alessandria che si era chiusa, abbiamo incontrato il Como che lo ha fatto 10 minuti per impensierirci e poi si è chiusa, la stessa Carrarese, quindi in questo momento il Lecco lo rispettano. Noi dobbiamo essere bravi a saper interpretare la partita. Mercoledì sarà una partita... dove noi dobbiamo avere pazienza perché vogliamo vincere, quindi questo assolutamente, ma non perché il Pontedera, perché deve essere la nostra mentalità, però dobbiamo avere la pazienza perché il Pontedera è una delle squadre più marpione della categoria, sa come salvarsi, sa quando andare ai playoff, conosce bene la categoria, i ritmi, e dobbiamo stare attenti perché di sicuro non troverò una squadra aperta che giocherà a viso aperto. Quindi là dobbiamo interpretarle in maniera diversa rispetto a Carrara, rispetto a Como, in maniera diversa perché conoscono la categoria.